Ok. È diversa. È tanta roba. L'ultimo vero bolide da rally stradale. La mia recensione è riferita al modello STI 2002-2003. Fari tondi, che è in sostanza identico al modello 2003-2004, il quale ha subito un restyling e una modifica alla turbina. E tra l'altro l'ultimo modello STI equipaggiato con motore di 2000 cm cubici. Il modello da 2,5 litri purtroppo si è rivelato poco affidabile. Premetto che ora non mi soffermerò tanto sui numeri o dati tecnici, li trovate dappertutto, ma vi racconterò le mie impressioni di guida dopo 7 anni. Vi ricordo che non sono di parte, ma semplicemente soddisfatto dell'auto in questione. Ma soprattutto ho avuto negli ultimi 2 anni, per chi mi segue, un'esperienza notevole su supercar che costano ben oltre i 100, alcune anche da 180-200 mila euro, paragonate alla mia Subaru che nel 2015 acquistai per un valore di 8.500 euro, unico proprietario. L'auto era in perfette condizioni, un pazzo che me l'ha venduta a quella cifra lì. Gli interni, è ovvio che non sono paragonabili a quelli BMW, Mercedes, eccetera. Con 40.000 euro vi comprate una normalissima berlina, magari più rifinita, da 150 cavalli, non un bolide da rally. Li trovo comunque belli, in particolare i sedili, la strumentazione e il contagiri bello grosso al centro. Voto 7. Motore 4 cilindri boxer da 265 cavalli, di cui 240 circa la ruota, che però, sostituendo l'intero scarico con una cifra di circa 3.000 euro, si avrebbe un beneficio enorme, circa 280 cavalli alla ruota e un'erogazione più libera. Ciò nonostante è un razzo, 5.3 nello scatto 0-100. Nel mio caso è un po' più basso, abbiamo abbassato a 4.8, va come un M3-92, se parti da fermo però l'M3-92 non ti sta dietro, perché la trazione integrale permanente che ha la Subaru, il momento in cui stacchi la frizione, e la mia è una frizione rinforzata, fa i buchi per terra, e abbiamo provato anche con Launch Control, con M2, M3, sto sempre davanti, perlomeno per le prime 3 marce, poi... Ma il bello di questa macchina sono proprio le prime 3, anzi 4 marce, perché Subaru STI ha pensato che le prime 4 marce dovevano essere tutte belle corte, con una bella coppia, pronte. Sono la 5ª e la 6ª marcia che sono state tarate per essere più lunghe, per le autostrade, non per le strade di montagna dove di solito ci andiamo a divertire per guidare un po'. Difficilmente mi è capitato di mettere la 5ª marcia in strade del genere, con tutte le macchine che ho provato, non solo con la Subaru. L'erogazione è ottima fino ai 3.000 giri, dai 4.500 ai 7.500 si scatena l'inferno. Madre! Seconda, terza, quarta marcia! Dov'è il lag? Non esiste! La mia ha il limitatore a 8.200, basti pensare che in salita è sufficiente cambiare a 5.500 giri per volare, annullando completamente l'effetto della forza di gravità. Direi che non si sente proprio la necessità di cavalli in più. Lei usciva con 265, la mia, che è stata lavorata un pochino, ne eroga 347 e 465 Nm di coppia, quindi è un pochino più spinta. Ma non è che stiamo parlando di 500, 600, 700 cavalli, roba da pazzi di auto moderne. Il motore è affidabilissimo, tipico delle auto giapponesi, è instancabile, anche girando in pista senza sosta, e io l'ho fatto, è veramente affidabile. Il sound tipico dei boxer lo rende un motore unico. Per quanto riguarda i consumi, si va dai 2 km litro in pista ai 10 in autostrada. Su strada si va a circa 4-5 km litro con piede molto pesante, ai 7-8 con piede leggero e strade scorrevoli. Quindi la macchina di media, dai, ci faccio 5 km con un litro, consuma veramente tanto. Quindi facciamo molta attenzione al portafogli, anche perché la STI ha la centralina tarata per benzina a 98 ottani e oltre. Cambio a 6 marce, innesti corti e precisi. Le prime 4 marce sono ravvicinate. Grande,
grande cosa. Voto al cambio 9, raga, è un cambio unico. Freni, i freni sono ottimi per un uso stradale, potenti, non bloccano mai grazie ad un ottimo ABS sportivo, neanche durante un uso intensivo ti lasciano a desiderare. Vero è che nel mio caso ho messo tubi in treccia e pastiglie Cosworth che quando sono fredde non frenano, si devono scaldare, portare in temperatura, poi la macchina comincia a frenare forte. Quindi diciamo che l'impianto Brembo Oro ha 4 pompanti all'anteriore e 2 al posteriore, fa veramente bene il suo dovere. L'assetto, io monto un assetto Tain, barre stabilizzatrici un po' ovunque, la macchina ha un telaio molto rigido, forse avrei dovuto scegliere un assetto un pochino più morbido, più pensato per il rally. La trazione è la cosa più interessante di questa macchina, è qualcosa di eccezionale. Grazie a 3 differenziali meccanici e alle 4 ruote motrici, l'STI va dove si mettono le ruote. È sicuramente più tecnica e impegnativa della VRX. Esce nel 2002, andava forte come un M3, nello 0-100 andava come un 911 ed era completamente, totalmente priva di ogni tipo di controllo elettronico, escluso l'ABS. Ma era molto più sicura e non avevi problemi quando dovevi uscire e pioveva, ragazzi. Trazione integrale permanente, 2 differenziali autobloccanti, uno davanti e uno dietro, uno centrale. Forse meno divertente perché più difficile da far derapare, effettivamente un po' di effetto sovrasterzante potrebbe essere divertente, però questo stile di guida così, con questa trazione e la facilità con la quale la Subaru ti porta fuori dai tornanti, a me piace di più. Con 2 ruote sull'asfalto e 2 sulla neve, se si accelera la Subaru va dritta, senza inutile elettronica. Ripeto, questa auto non ha nessun tipo di controlli, è completamente nuda, cruda, a parte l'ABS, vabbè, quello l'abbiamo già detto, no? Consiglio pneumatici Bridgestone RE070, che sono quelli di serie, che non so neanche se si trovano ancora, oppure delle Yokohama, che sto per prendere, le Advan A052 mi sembra, e nel test drive invece ho utilizzato le Toyo R888, che sono eccezionali, veramente delle gomme super performanti, rumorosissime in autostrada, noioso, però poi questa non è una macchina per viaggiare, anche se con quei bei sedili comodi dietro e comunque la seduta abbastanza alta ci porti tranquillamente la famiglia. Insomma, è un'auto completa, bella da vedere, cattiva, incazzata nera mi verrebbe dire, ma in realtà è blu con cerchi oro, è il colore sotto al sole, signori, non c'è un colore così. Io ci ho perso la testa per questa macchina, mi rendo conto che perché la mia magari ci ho messo un po' più di pathos, di trasporto in questo video, però dopo aver guidato la supercar questa è fantastica, vale tanti soldi in meno, ma alla guida vale tanto di più delle super blasonate. Per altre auto come Porsche o BMW è impossibile garantire una sicurezza simile, soprattutto su fondi bagnati e sporchi. Forse con tutti i controlli elettronici inseriti possono avvicinarsi, ma in questo caso stiamo parlando di un bolide da rally a tutti gli effetti. Come dice Francesco, sembra che i controlli siano inseriti, in realtà non ci sono. Vola, ma sembra che c'hai controlli. Trazione, voto 10, non ce n'è per nessuno. Mitsu, Evo, basta. Questa macchina senza controlli è più sicura delle auto che li hanno. Ed è un'auto intuitiva, ovviamente non oltrepassando le proprie capacità di guida. I tagliandi di questa macchina sono ridicoli, bassissimi costi. Anche questo fa la differenza. Suggerisco a chi è proprietario di questo modello di non venderlo, mentre a chi è interessato all'acquisto di un usato di non esitare, perché è un'auto sportiva vera che sa dare emozioni uniche.